Buongiorno e bentornati sul mio canale. Oggi vi propongo un, un progettino semplicissimo ma molto molto carino, alla portata di tutti. È molto semplice perché la struttura sono due pannelli esattamente identici e quindi credo che voi non abbiate nessuna, ehm, nessuna difficoltà. Questo progetto io l'ho realizzato con il filato time Square della Lana Gatto che ho acquistato sul sito www.merceriaflavia.it dove ci sono anche altre tonalità. Io ho scelto questa tonalità un pochino neutra e abbinabile un po' su tutto. Adesso vi do tutte le indicazioni. Allora, sono gomitolini da 50 grammi per 125 metri. È una, ha anche una buona resa la casa ci consiglia l'uncinetto del numero 5, però io per renderlo ancora più morbido l'ho lavorato con il numero 6 è un 50% lana vergine, un 45% lana vergine, un 45% acrilico e 10% poliammite è un filato molto particolare, perché? perché è particolare? perché praticamente una volta, innanzitutto non è un filato regolare quindi vediamo se riesco a farvelo vedere dalla telecamera. Spostiamo un attimino il progetto e vediamo se riesco. Vedete? Riuscite a vedere? Non è regolare. È, mh, va dal più, più spesso, meno spesso, più spesso, meno spesso. Quindi è un filato che secondo me va lavorato con un uncinetto più grande rispetto al, mh, al numero che ci consiglia la casa. E inoltre, eh, terminato il progetto, abbiamo un effetto punto puff, che in realtà non è punto puff, ma semplice maglia alta. Vi dico anche il mio numero. Allora, il mio colore è il 3312, l'821. Questo progetto, questo gilet country, dove io eh, ho aggiunto delle frange, in questo caso non ho aggiunto, aggiunto le frange nella parte inferiore ma bensì sulla manichina vedete le ho aggiunte e poi ripeto sono facoltative e in più sulla parte dove finisce lo scollo a v praticamente eh, se voi acquista per le persone nuove si acquistano eh, il, i filati sul sito ehm, possono richiedere la scheda clienti dove eh, accumuleranno dei punti ed ogni 10 euro di spesa avranno un punto. Arrivati a 10 punti avrete o uno sconto di 5 euro sull'ordine successivo oppure una spedizione gratuita. Quindi eh, cosa dirvi ancora? Vi, da, vi do subito le indicazioni e la struttura del progetto con le mie misure. Questa per me è una taglia... 48. La struttura del progetto è praticamente di due, formata da due pannelli identici: il dietro è eh, un eh, le misure del mio dove voi potete fare riferimento: sono eh, il dietro una larghezza di 52 cm per un'altezza di 63, mentre il davanti. È leggermente più corto quindi abbiamo 52 centimetri di larghezza sempre mentre in altezza solo 58 centimetri poi che cosa ho fatto io questi 58 centimetri arrivata ad un certo punto i successivi 20 centimetri che ho lasciato per lo scalfo ci ho creato lo scollo a v uno scollo che è di 25 cm ma ripeto è facoltativo anche questo perché chi vuole fare due pannelli identici può farlo tranquillamente poi ho cucito 15 cm sulla spalla destra e 15 sulla spalla sinistra lasciando 22 cm per lo scollo questo progetto nonostante una taglia un pochino abbondante perché ho portato una 48 oramai utilizzato soltanto 250 grammi di questo filato e del eh, diciamo di un gomitolo ho usato pochissimo per fare le, le frange quindi secondo me per ogni taglia in più un dovete acquistare un gomitolo in più o meglio ancora per ogni taglia in più questa è una cosa che può ritornarvi utile per ogni taglia in più dovete calcolare due centimetri in più in altezza e due centimetri in più in larghezza. Adesso io vi faccio vedere eh, su un campione perché, come ripeto, è molto molto semplice. Quindi, la parte retro è un rettangolo 63 di altezza per 52 di larghezza, mentre il davanti ve lo faccio vedere perché, più che altro, per farvi vedere come ho fatto lo scollo. Quindi. Prendiamo l'uncinetto e iniziamo insieme. Io per i miei pannelli ho avviato 60 catenelle con l'uncinetto del numero 6. Adesso sul campione ne avvieremo qualcuna in meno. Quindi avviamo le nostre catenelle, sul campione ne faremo un po' meno voi sul vostro progetto originale avvierete le catenelle che vi occorrono per aggiungere i vostri centimetri io per i miei centimetri ne sono bastate 60 questo filato non richiede punti particolari perché come potete vedere già è molto particolare di suo quindi avviate le vostre catenelle fate le due catenelle aggiuntive Rientrate nella terza dall'uncinetto e fate la maglia alta e questa equivale sempre alla prima maglia alta. Quindi a questo punto fate tutto un giro a punto alto, quindi lavorando maglia su maglia, in ogni catenella un punto alto e quindi noi ci rivediamo a fine giro per ricominciare insieme. Allora, io ho fatto il primo giro e come potete vedere già eh, si vede l'effetto un po' particolare di questo filato. Allora, come vi dicevo, questo filato non ha eh, bisogno di punti particolari. Io personalmente ho inserito nella nel lavorazione semplicemente dei rombi, ma questa è una cosa facoltativa. Quindi, se decidete di inserire dei rombi... Vi regolate lasciando eh, non so, 5 maglie a destra, 5 a sinistra, e vi dividete quelle centrali per crearvi. Voi la vostra, eh, il vostro disegno io ho lasciato 5, ehm, 10 maglie sulla sinistra e 5 sulla destra, cioè non sono andata precisa, le ho fatti irregolari. Quindi una volta che è terminato il giro, ritornando indietro sempre lavorando a punto alto che ciò non toglie che voi potete lavorare anche tutto punto alto poi a, lavorando a giri di andata e ritorno in questo modo e creando i vostri rombi se volete farli arrivati ai 38 centimetri eh, facciamo eh, lo scollo iniziamo lo scollo a v quindi in quanto ai rombi io eh, le ho fatte, ho fatto in questo modo. Le ho fatti piccolini, nel senso che sono partita con un quadratino, sono arrivata ad averne 5 e poi sono ritornata a 3 e ad 1. Quindi saltiamo una maglia, andiamo nella successiva e facciamo la maglia alta, quindi in questo modo. E ci gestiamo noi il disegno che vogliamo dare a questo gilet. Io già ho fatto il lavaggio. E questo l'ho lavato in lavatrice a 20 ⁇ gradi 400 giri ed è morbidissimo quindi questo è un filato che può essere lavato a mano tranquillamente e in lavatrice con un lavaggio delicato quindi facciamo un tot di maglie al centro e poi facciamo un altro quadratino saltiamo un punto andiamo nel successivo e così via e lavoriamo punto su punto le restanti maglie sul campioncino. Io sul pezzo mio originale ho fatto tre, tre strisce di eh, punto rombo. Abbiamo terminato il giro. Siamo tornati indietro. Lavorando punto su punto, le maglie, cupesse, come si presentano, siamo in prossimità del quadratino. Quindi, che cosa facciamo? Una catenella, saltiamo un punto, andiamo nel successivo e facciamo la maglia alta catenella. Saltiamo il quadratino, andiamo nella maglia successiva, maglia alta. Catenella, carichiamo il filo, andiamo nel successivo, maglia alta. E proseguiamo lavorando punto su punto fino ad arrivare all'altro quadratino. In questo modo siamo arrivati all'altro quadratino. Catenella. Saltiamo un punto nel successivo punto alto, una catenella, saltiamo un punto punto alto, una catenella, saltiamo un punto maglia alta. La grandezza del rombo la deciderete voi. Quindi punto su punto e abbiamo lavorato l'ultima maglia alta. Adesso facciamo il giro di ritorno sempre 2 catenelle, voltiamo, rientriamo alla base, maglia alta, quindi questa equivale come maglia alta, una catenella, saltiamo un punto e andiamo nel successivo, catenella, saltiamo la catenella del quadretto sottostante, maglia alta quindi a questo giro abbiamo un totale di cinque quadratini e 4 e 5 in questo modo poi questo lo facciamo più piccolino per farvi vedere e quindi cosa facciamo? Lavoriamo la maglia sulla maglia. Logicamente questo essendo un campioncino è normale che sia più piccolini i rombi. Quindi questo lo facciamo di tre. Una catenella saltiamo. Poi andiamo nell'archettino e facciamo la maglia alta. E poi lavoriamo tutte le maglie come si presentano quindi ci vediamo a fine giro allora siamo arrivati sul rombo piccolino come vedete siamo partiti con un forellino siamo passati a tre e poi siamo ripassati ad uno e questo è il rombo più piccolino quindi in questo, a, a questo punto lavoriamo tutto punto su punto e nell'archetto di una catenella facciamo la maglia alta e abbiamo chiuso il primo rombo in questo modo e si prosegue lavorando punto su punto qui ci troviamo al rombo più grande quindi che cosa succede nel rombo più grande lavoriamo punto su punto fino ad arrivare al quadratino arriviamo al quadratino e lavoriamo nel primo la maglia alta dove abbiamo l'archetto di una catenella e la maglia alta sulla maglia alta una catenella e lavoriamo la maglia alta sulla maglia alta poi lavoriamo la catenella e maglia alta sulla maglia alta e qui torniamo a chiudere il rombo scusate la catenella e la maglia alta sulla maglia alta e qui torniamo a chiudere il rombo quindi la maglia alta nel quadratino e maglia alta su maglia alta poi 2 catenelle Voltiamo il lavoro, rientriamo alla base e facciamo la maglia alta, poi lavoriamo la seconda maglia alta e la terza maglia alta e chiudiamo un altro quadratino, quindi maglia alta nel quadratino e maglia alta sulla maglia alta, una catenella. Saltiamo nella maglia alta successiva, una maglia alta nel quadratino e a questo punto lavoriamo tutte maglie alte fino a fine giro. Quindi ci rivediamo a fine giro. Praticamente tutto il lavoro si svolge in questo modo, aprendo e chiudendo i rombi e gestendo voi il disegno che volete darle. E praticamente il pannello dietro è un pannello regolare come ho fatto? Io parlo per la mia misura che è di 52 in larghezza e 63 in altezza, quindi, un rettangolo, praticamente, eccolo qui. Questo è un rettangolo, come vedete, vedete un rettangolo dove ho fatto soltanto un rombo grande centrale e due più piccolini e l'ho messo da una parte. Mentre nella parte, nel eh, rettangolo davanti, arrivata ai miei 38 cm, che cosa ho fatto? Ho preso il, il, diciamo, il rettangolo, l'ho piegato a metà, togliamolo da mezzo questo, un attimino, l'ho piegato in questo modo. E ho preso il centro con un marcapunti quindi con un marcapunti ho marcato la maglia centrale in questo modo quindi dove ho messo il marcapunti è il mio centro quindi a questo punto ho lavorati i successivi 20 centimetri del, per lo scalfo facendo una diminuzione al centro sia all'andata che al, ritor al ritorno. In questo modo. Allora, ci alziamo con due catenelle. Lavoriamo il giro di maglia alta e ci fermiamo nella penultima maglia. Allora, siamo arrivati in prossimità del marcapunti. Quindi che cosa facciamo? Carichiamo il filo, entriamo nella penultima maglia e lavoriamo una maglia alta chiusa a metà. Carichiamo il filo, entriamo nella maglia dove abbiamo il marcapunti e lavoriamo una maglia alta chiusa a metà e le chiudiamo tutte insieme, poi facciamo 2 catenelle, voltiamo il lavoro, rientro alla base e mi faccio la prima maglia alta, quindi, questa è la maglia. È la prima maglia alta. Poi. Vado nella successiva e lavoro una maglia alta chiusa a metà. Nella successiva ancora maglia alta chiusa a metà. Tre asoline chiudiamo tutto insieme e proseguiamo con le nostre maglie alte fino a finire il giro. Quindi Io per la mia eh, diciamo, misura ho lasciato: ho fatto, ho cucito 15 cm e mi sono ritrovata con un totale di 16, di 16 maglie alte. Però questo credo che vada in base alla vostra misura. Quindi si fa una diminuzione all'andata ed una al ritorno. Adesso lo rivediamo insieme. Chiudiamo, ci rialziamo con due catenelle, voltiamo, rientriamo alla base e è sempre la prima maglia alta, poi lavoriamo punto su punto fino ad arrivare prima della diminuzione e vi faccio rivedere. Siamo arrivati di nuovo dove abbiamo fatto la diminuzione, carichiamo il filo, entriamo nella diminuzione, e lavoriamo una maglia alta chiusa a metà. Andiamo nell'ultima maglia e lavoriamo maglia alta chiusa a metà, tre asoline chiudiamo tutto insieme, una e due maglie, due catenelle, voltiamo e ri... ripetiamo entrando alla base e facciamo la nostra prima maglia alta, poi carichiamo il filo, maglia alta chiusa a metà, seconda maglia alta chiusa a metà, tre asoline. E chiudiamo e andiamo avanti, quindi a giri di andata e ritorno. Ricordatevi che al centro dovete fare la diminuzione sia all'andata che al ritorno. Mentre sul laterale, crescerà dritto. Non avrà variazioni, vediamo adesso. Eh? Con queste diminuzioni, pian pianino, come viene quindi. chiudiamo adesso ve lo faccio vedere allora vedete come viene quindi quello che voi fate da questa parte dovete farlo dalla parte opposta partendo però dal marca punti andando verso destra quindi eh, vi dovete ricordare che sul laterale vi sale dritto mentre sul davanti vi viene la eh, praticamente lo scollo a v come me quindi il progetto è semplicissimo facciamo semplicemente un riassunto e vi rido le misure così da poter fare riferimento quindi fate il dietro un semplice rettangolo con le vostre misure per la mia taglia 48 il mio rettangolo dietro è 52 di larghezza per 63 di altezza e mettete da una parte poi fate il pannello davanti che il mio è sempre 52 in larghezza 58 in altezza Lavorate esattamente come lavorate il dietro per un'altezza di 38 cm, perché il mio scalfo è di 20 cm. Dopodiché piegate a metà il pannello e al centro metterete un marcapunti. Da questo marcapunti lavorerete in giri di andata e ritorno facendo le diminuzioni al centro per creare lo scollo a V. Poi cucirete sulle spalle i due pannelli e lascerete i 20 cm o quelli che vi occorrono per lo scalfo e eh, cucirete i restanti centimetri sui laterali. Poi io ho creato queste frange, che sono facoltative, ma voi potete anche lasciarlo semplice, tranquillamente. Io ho messo queste sulla V eh, finale e le ho messe sulla, eh, sulla manichina. Le potete mettere, non le potete mettere, potete farle più lunghe. Io le ho fatte corte e poi ho fatto semplicemente un giro di, un giro di punto basso eh, come rifinitura. Nella parte inferiore non ho fatto nulla. Ho fatto soltanto il pannellino dietro un pochino più lungo e quello davanti un pochino più corto. Quindi vi lascio un attimo il mio... Allora, mettiamolo bene che potete farvi lo screenshot. Ecco qui, fatevi lo screenshot se volete e ricordatevi che oltre a, ad acquistare un gomitolo in più per ogni taglia in più, dovete aver presente che per ogni taglia bisogna aumentare di due centimetri in altezza e due centimetri in larghezza. Quindi detto questo, vi lascio tutti i link di riferimento. Non penso che abbiate problemi, ma se dovesse, qualcuno dovesse avere qualche dubbio, potete scrivermi su Messenger che riesco a rispondervi eh, più o meno subito. O comunque non ho problemi eh, nel, nell'aiutarvi. Quindi spero che anche questa volta questo progettino così semplice vi piaccia, che voi vogliate realizzarlo. E cosa dirvi? Buon lavoro a tutte e ci vediamo in una in un altro tutorial.